Buongiorno studenti di banksmirroring.com, oggi è lunedì 20 novembre 2017, sono le mezzogiorno. E non c'è alcun ritardo perché molti di voi mi scrivono: Daniele, ma a che ora ci mandi l'analisi settimanale? Ragazzi, non sono Gomorra, che è una trasmissione che uno non vede l'ora di vedere, no? È un'analisi settimanale che io faccio nel weekend, quando riesco. Se non riesco la faccio direttamente lunedì. È un regalo, ricordatevi sempre che l'analisi settimanale è un regalo, non è il motivo per cui state pagando l'abbonamento a questa piattaforma. So che adesso vi sembra di sentire il bisogno delle mie analisi settimanali, perché naturalmente, essendo una piattaforma colma di indicatori estremamente innovativi, insomma, hai bisogno comunque di qualcuno che ti guidi. Detto questo, però, tra non moltissimo, dovrebbero essere circa 2 settimane, riceveremo finalmente questo indicatore in tempo reale, no? Che non vi servirà, vi permetterà di non dover far più uso delle mie analisi settimanali. Quindi ogni volta che noi andremo a vedere giusto le fondamenta degli interessi economici delle banche, una volta che abbiamo visto quello, quindi a lungo termine, che è la cosa più semplice, incrocio, a quel punto dobbiamo semplicemente aspettare il segnale su quella valuta che ci stiamo aspettando per decidere quando partire. Proprio questo weekend ho fatto una delle mie lezioni a un corsista che si chiama Michele, ciao Michele, e abbiamo fatto insieme l'analisi, quindi abbiamo ripercorso un po' tutti i dettagli di tutte le analisi, di tutti gli indicatori, e questa settimana abbiamo avuto un po' di, come si può dire, indecisione un po' su quella che potrebbe essere la valuta, ma adesso vi spiego subito perché. Non perché abbiamo un'indecisione sulla direzione, quindi Banks Mirroring non è indecisione sulla direzione, Banks Mirroring in questo momento potrebbe essere, in alcuni casi, come in questa settimana, indecisione sul momento della direzione, cioè su quando partirà questa direzione. Ecco perché il nuovo indicatore, quello di tempo reale, quello ci aiuterà anche in questa cosa. Quindi il nuovo indicatore serve proprio a risolvere questo punto di debolezza del Banks Mirroring, quindi sapremo esattamente quando partire. Con Michele abbiamo visto ad esempio due o tre valute molto interessanti. Il problema è capire quando queste partiranno, e le andiamo a vedere subito. Col nuovo indicatore, appena troviamo il segnale su quella valuta lì, sappiamo che dobbiamo entrare, ma molto semplice. Ora, sono stato un po' ridondante, sono tipico nell'essere ridondante. Andiamo a vedere subito quindi che cosa ci dice. Quindi position trade. Allora, position trade, secondo me il segnale migliore in assoluto è quello di euro, ok? Euro che fino a poco tempo prima poteva far cadere qualcuno in trappola per una potenziale distribuzione, ma non avendo rotto nessun minimo direi che non è possibile, creando una nuova svirgolettata di accumulo, il che portandolo fra l'altro ai massimi, come potete vedere, no? Quindi è tornato a 200.000 contratti long caricati. Madonna, ragazzi, come lavorano su euro, non hanno mai lavorato da nessuna parte, mi sembra. Comunque 200.000 contratti long su euro dollaro appena caricati, cioè non tutti ovviamente, ma ben 20.000, praticamente quasi 20.000 li hanno caricati adesso, settimana scorsa, per cui lasciando un minimo qua sotto. Quindi noi sappiamo che qua c'è il minimo. Attenzione quindi al prezzo in cui ci troviamo ora, perché un domani sarà importante. Questo prezzo qua un domani sarà importante, quindi quando un domani riscenderà sappiamo che qua a livello di adesso non sono su euro dollaro, di 1,18, quindi sicuramente risalirà. Quando poi tornerà giù, perché potrà capitare, sappiamo che comunque 1,18 si dovrebbe fermare, 1,1850 circa si dovrebbe fermare, rimbalzare, eccetera eccetera.
Detto questo, è questa la settimana di rialzo di euro-dollaro? Ora, io ve la sto facendo lunedì, adesso vabbè, sono le 12, quindi non ci sono, insomma, il mercato è aperto da una dozzina di ore, muovendosi pochissimo, perché la mattina sapete si muove pochissimo, e comunque ha fatto questa cosa qua. Quindi è andato un pochino giù e poi è ritornato su, quindi è un po' più facile anche fare l'analisi adesso che il mercato è partito. Detto questo, sì, ci potrebbe essere assolutamente un interesse lunghista. Ora, non sto andare a vedere il number of insider, anche se lo apro in un'altra scheda, così lo guardiamo insieme. Piuttosto andiamo a guardare insieme il money action. E poi c'è un ottimo segnale anche sul Banks Edge, e io in questo minestrone ci butto dentro anche l'insider sentiment. Allora, per quanto riguarda euro, number of insider, come potete vedere, quindi sono entrati un sacco di longhisti, quindi va benissimo. Andiamo a vedere quindi il money action, che è la cosa più importante. Nel money action, allora, succedono spesso cose di questo genere, o meglio, succedono spesso, non succedono spesso, ma spesso quando succedono cose di questo genere, ovvero doppio carico di una tipologia di contratti molto importante. Guardate, anche qua è successo, tra l'altro, non l'ho fatto apposta. Quindi quando succede questa cosa qui, per me è un pattern, quindi doppio carico, sia di contratti long che di contratti short. Noi sappiamo però che sulla valuta loro hanno un interesse longhista, quindi la domanda è che cosa gli servono gli short, per quale motivo caricano gli short. Attenzione, da money action sappiamo che è simultaneo questo carico long e short solo nel dato. Quindi noi vediamo che in quella settimana hanno caricato long e short, ma non simultaneamente mentre li inserivano, non ha senso. Hanno caricato dei long sotto al livello minimo della candela settimanale e hanno caricato gli short a livello massimo della candela settimanale. Resta da capire se hanno fatto prima l'uno o prima l'altro. Basta andare su le quotazioni, individuare la candela settimanale in questione, che è la seguente, e vedere come si è mossa. Quindi lei da qua sotto è nata qua sopra. No, scusate, da qua sotto è nata qua sopra. È venuta giù ed è tornata su, fermandosi un pochettino. Ora, quindi, in effetti, a vederlo così potrebbe sembrare che hanno caricato prima gli short, in realtà è andata prima giù. Da qui hanno caricato i long, perché noi sappiamo che hanno caricato i long al prezzo più basso e gli short al prezzo più alto, non in mezzo, quindi non all'apertura. Quindi all'apertura, che qua non hanno caricato gli short per farlo venire giù, quindi hanno lasciato che venisse giù, hanno caricato i long e hanno caricato degli short qua sopra. Bene? Sono tanti, sono sicuramente tanti. È anche vero che comunque qua sotto il prezzo ci è arrivato, quindi nel senso, se gli short sono qua sopra, una chiusura veloce veloce, rapida rapida di questi short potrebbero anche averla fatta. Ok? Ora, sicuramente avrei voluto vedere questa candela settimanale con un minimo più basso, sicuramente, per essere ancora più certo che hanno chiuso tutti quegli short. Certamente potrebbero averli chiusi anche qua, perché tanto comunque non gli interessa guadagnare più di tanto. Quindi vabbè, che non siamo alla stessa identica quotazione, ma ci può stare che loro perdano poco perché sono prontissimi al rialzo. E cazzo, adesso concludo, scusate, ho detto anche una parolaccia. Volevo concludere un discorso molto importante, ovvero quando c'è questa simultaneità di inserimento di contratti, significa molto spesso che siamo lì lì, ristretti nel tempo, siamo molto vicini a una direzionalità. Per cui significa, non sono certo, ovviamente, non posso essere sicuro al 100%, così solo a guardare questo indicatore, che sarà oggi, sarà questa settimana questa direzionalità, ma sappiamo che questa direzionalità potrebbe avvenire, perché storicamente succede così. Quindi loro, in pratica, se caricassero quei 20.000 contratti che avevamo detto, quasi 20.000 contratti long, tutti in una botta sola, come hanno fatto in una sola settimana, tecnicamente dovremmo aspettarci una candela settimanale
molto veloce, molto ampia, molto direzionale. E questo a loro non sta bene, perché vorrebbe dire che cominciano a caricare, il prezzo comincia a reagire e loro vorrebbero caricare qua sotto, ma il prezzo gli scappa e non avrebbe senso. Allora che cosa si può fare? Caricano, poi richiudono o caricano gli short, quindi il prezzo reagisce, va su, allora caricano gli short, quindi il prezzo fa un po' su e giù, un po' su e giù, poi la candela settimanale si trasforma e si conclude, quindi si, come si dice, si definisce e diventa una cosa magari anche di questo tipo. La conferma ce la dà questa settimana, la settimana seguente, in cui effettivamente il prezzo è risalito, quindi hanno caricato long e short, stessa quantità, grossa quantità, 20.000 contratti, e nonostante tutto poi il prezzo la settimana dopo è partita in alto. Che cosa vuol dire? Evidentemente quindi il loro vero interesse rimane l'interesse longhista. Ok, attenzione, siamo in una fascia laterale in questo momento, quindi siamo anche sul massimo di questa fascia laterale. Noi dobbiamo quindi decidere se acquistare al massimo di una fascia laterale. Non è facile. A livello di analisi tecnica, se vi dovessi fare l'analisi tecnica, vi direi non comprate, non fate un cazzo. Ho detto la seconda parolaccia, mi dispiace. Ma in questo caso, assolutamente, insomma, mi sento piuttosto sicuro perlomeno della direzione e anche del tempo, cioè ripeto, non sono certo, non posso essere certo per questa settimana, anche se a vedere come è iniziata, mi è molto più facile dirvi che probabilmente è questa, però insomma non mi voglio spingere oltre, quindi non è questo il mio compito. Io spesso sono abituato ad allargarmi un po' troppo, vorrei essere più oggettivo, quindi cercherò di essere oggettivo. Oggettivamente, insomma, i dati ci dicono questo. Vi dico anche quello che vedo nella normalità, quindi quando c'è il pattern è così, andiamo avanti. Banks Edge, vi volevo mostrare semplicemente qualcosa sul Banks Edge, perché c'era un segnalino sulla sterlina anche sul Banks Edge, e questo perché così ci aiuta anche a completare il discorso, e su NZD, il discorso su euro. Quindi sterlina, c'è un picchettino, niente di estremamente importante, ma comunque c'è un'anomalia di mercato che comunque andiamo a considerare. Su Stellino noi sappiamo che siamo in direzione long, ok? Stessa cosa, position trade. Questo ve lo potreste fare anche voi da soli, voi che siete abbonati potete vedere i segnali. Quindi sappiamo che siamo in un accumulo di contratti long. Non è definitivo, nel senso che comunque dobbiamo aspettare che la linea delle quantità verde deve superare la linea delle quantità rosse, dei contratti rossi, quindi short. Quindi non è definitivamente un accumulo, ma noi sappiamo che è così perché dopo una distribuzione di short e un piccolo accumulo di long, c'è solo un accumulo di long. E poi, sul number of insider, possiamo assolutamente notare un ingresso molto interessante di longhisti, anche se in queste ultime settimane sono un po' usciti, ma fa tutto parte del gioco, comunque. Il flusso principale è assolutamente longhista. Quindi, money action a questo punto. Quindi, abbiamo visto una manipolazione, abbiamo detto, sulla sterlina. Vediamo intanto che cosa ci può comunicare. La sterlina comunque è già lì. Quindi, questa è la candela settimanale della sterlina. Hanno caricato, anzi, adesso vi metto lo strumentino. Hanno caricato dei long qua sotto e poi li hanno chiusi qua sopra. Ok? Il Banks Edge ci sta dicendo questo, quindi la candela settimanale è fatta in questo modo e quindi se la candela settimanale è rialzista, mi faccio aiutare da questo segnale, vuol dire che, scusate il colore, hanno caricato dei long qua sotto e poi li hanno chiusi, vabbè, li hanno chiusi qua sopra, chiedo scusa, non è molto ordinato, anzi, quindi qua sotto e qua sopra li hanno chiusi. Ecco, questa cosa qua sicuramente
È una delle cose che ci ha confuso a me e al mio studente, ci ha confusi nell'analisi perché sicuramente è vero che loro sono rialzisti, è vero che tutto quanto, ma è anche vero che loro avevano chiuso in precedenza qua e adesso hanno chiuso anche qua, però hanno continuato ad aprire qua. Vedendo la candela settimanale che è ripartita da qua sotto, ovviamente, perché chiudendo la settimana, chiudendo la settimana, chiudendo i long, la settimana dopo è iniziata con la chiusura dei long, quindi ha proseguito questa discesa col ribasso, portandolo però allo stesso identico prezzo da dove la settimana precedente era risalito, lo stesso prezzo, no? Dove sembra che il mercato tenga, ed è ripartito in alto nuovamente, richiudendosi però al di sotto. Allora, questo invece è un altro pattern. Quindi so che oggi è un'analisi complicata mentalmente, intellettualmente, perché comunque ci sono tanti concetti nuovi. In questo caso stanno stringendo, anche in questo caso, tra l'altro, stanno stringendo questa fascia laterale, la stanno rendendo sempre più piccola in modo da avvicinare i venditori che vogliono vendere a prezzo più alto, avvicinarli di più a questa quotazione qua media e i compratori da sotto a sopra. In questo caso non, cioè, io vedendo una fascia laterale così già vi posso dire che sta succedendo questo, no? Quindi è ovvio, c'è una fascia laterale che si accorcia, quindi i venditori si avvicinano e i compratori si avvicinano per poter fare lo scambio, perché se non c'è direzione, voglio dire, se non c'è direzione il venditore sta lì fermo lì così e il compratore vuole comprare a sconto, ma lo sconto non l'avrà mai. Quindi, siccome questo, il grafico, è frutto dell'incontro fra la domanda e l'offerta, significa che se riescono a bloccare, e come stanno facendo, il prezzo in una fascia laterale piccolina, allora avvicinano, no? Fanno incontrare apposta venditori e compratori. Quindi significa che tra non moltissimo inizierà finalmente la direzione che anche in questo caso. Quindi questo è un altro pattern che io ho già visto e che ci dice esattamente la stessa identica cosa. Ci sarà una direzione molto forte e siamo a due valute che ci dicono la stessa identica cosa. Molto forte, molto presto. Non so se è questa la settimana, ma è molto presto. Su sterlina, Money Action ci dice poca roba. Sicuramente hanno caricato dei long, ma è scaricato degli short, questo l'avevamo già visto, quindi qua hanno caricato dei long. Sappiamo però anche che li hanno chiusi qua sopra. Questo ce l'ha detto Bank Seggio, non il Money Action. O meglio, no, in realtà Money Action ce l'ha detto che hanno chiuso, no, che hanno chiuso degli short, non che hanno chiuso degli long. Quindi li hanno aperti molti di più di quello che c'è scritto qua, molti più di 2000. Saranno almeno 7.000 invece che 2.000, ma almeno. E poi li hanno chiusi appunto là sopra. Però appunto è ritornato giù e io mi aspetto nel prossimo dato un altro carico long. Poi sempre sul Bank Seggio, che è comunque un indicatore molto molto interessante perché ci dà queste anomalie di manipolazione che insomma comunque sono un dato ben preciso, ci mostra un'anomalia anche su NZD. Dopo faccio un ricapitolo perché sennò mi rendo conto che vi posso aver confuso oggi. NZD ci troviamo quindi qua come dati aggiornati. E manipolazione, anomalie di manipolazione, la settimana è iniziata con un carico di long che è terminato qua, che l'hanno chiuso qua. Questo, dicevo sempre al mio studente, che indica un nuovo massimo. Questo è un nuovo massimo di NZD per una fascia laterale, probabilmente, oppure un massimo per un ritorno un giorno, quindi adesso potrebbe anche ricrollare giù e poi tornare su. Fatto sta che questo è ciò che è successo. Quindi per me questo segnale è molto interessante. Non solo c'era precedentemente addirittura un carico short, che andiamo subito a vedere NZD. Anzi, guardate quanti carichi short ci sono stati su NZD.
vedete? Quindi parecchi carichi short, tutti praticamente qua. Questa è una candela che ci conferma tutto quello che abbiamo detto fino adesso, e adesso dobbiamo capire se è il momento giusto oppure no per entrare. Anche su NZD vediamo come siamo messi, ma comunque siamo messi piuttosto bene, quindi position trade, siamo appena incrociato short, appena incrociato short, quindi accumulo short, vediamo se ce lo conferma, number of insider, ma è proprio così, ve lo posso assicurare, esatto. I money action appunto ci dà tantissimi short, Banks Edge ci dà il segnale operativo. E vabbè, questo è l'altro indicatore, un po' più richiede un po' più di spiegazioni, quindi adesso non ve lo farò. Detto questo, quindi siamo assolutamente, secondo me, nei massimi di questa valuta, anche se non sembra graficamente, perché si vede che non siamo sui massimi, fa anche un po' paura vendere proprio qua. Ma a livello di contratti sembrerebbe proprio così. Ok? E a livello comunque, attenzione, siamo anche, ecco, questo l'avevamo notato, siamo anche alla rottura di una fascia laterale molto grande che dura da più di un anno, il che comunque comporta sicuramente dei rischi. Dei rischi oppure degli incentivi, nel senso che potrebbe anche incentivarci in realtà questa rottura nei minimi per entrare. È tutta una filosofia, qui dipende dalla tua filosofia di trading. Nella mia filosofia di trading in genere preferisco aspettare un rialzo e poi rientrare, ma in questo caso comunque, a parte che aveva forse rotto precedentemente, no. In questo caso comunque io guardo sempre solo i contratti, quindi cerco di non farmi influenzare troppo dai grafici. Lo so che va di moda dire io guardo solo i grafici, non faccio uso degli indicatori, va di moda perché fa figo, ma in realtà dipende quali grafici stai guardando, quindi certi grafici possono confonderti, è meglio guardare che cosa ci sta dietro il grafico, o meglio non il grafico che è una conseguenza, ma qualcosa che ti fa capire per quale motivo, quindi ogni candela settimanale ha tanto da dire, tanto da raccontare. Quindi sì che guardiamo i grafici, ma cerchiamo sempre altri dati, insomma, da controllare. Quindi dicevo, ricapitolo, che serve più a me per ricordarmi dove sono arrivato, che a voi, nel senso come ricapitolo definitivo, perché potrei invece in questo ricapitolo ricordarmi qualcosa che non ho ancora detto. Abbiamo come valute interessanti, comunque io nella watch list ci ho messo euro perché in accumulo, quindi in accumulo abbiamo sicuramente l'euro, sicuramente la sterlina, sicuramente NZD, e avevamo CAD, avevamo CHF e CAD anche settimana scorsa, che CAD però purtroppo, guardate qua, adesso ve lo mostro subito, ci sta mostrando una potenziale distribuzione. CAD è una valuta maledetta, quindi CAD, che è questa valuta maledetta, ci sta dimostrando una potenziale distribuzione, che secondo me comunque invertirà, ma per adesso voglio essere solo oggettivo. Per cui insomma, se avete delle posizioni aperte su CAD, assolutamente cercate di andarle a chiudere. Vi ricordo la regola del metodo Banks Mirroring, operazioni a 3 mesi, se le state facendo con le opzioni. 3 mesi significa entro il primo mese chiudete a zero, se il primo mese vi è scaduto, stiamo entrando nel secondo, cercate di chiudere a zero se siamo vicinissimi, oppure al 50% di perdita. Teoricamente comunque sarebbe meglio chiudere al 50% di perdita nel secondo mese e via. Mi dispiace, so che è frustrante, però vabbè, può capitare. Settimana scorsa abbiamo parlato del franco svizzero. Io ho seguito solo quello perché volevo assolutamente vedere come sarebbe andata. Cioè, mi sto aspettando un'esplosione anche qui, quindi siamo alla terza valuta di cui mi aspetto un'esplosione proprio. Quindi
Mi aspetto che ci avviciniamo a un momento particolare dove finalmente c'è un botto, una botta di direzione, finalmente ci portiamo a casa un po' di soldini, facciamo un bel Natale tutti quanti. Cioè, che vi dicevo, aspettavamo un ribasso che all'inizio della settimana scorsa ci è stato. Quindi andiamo a vedere il giornaliero del CAD. Perché settimana scorsa che io ho pubblicato il video, mi pare proprio martedì 14, mi pare che fosse, che eravamo già comunque una candela bella rialzista, quindi adesso non mi ricordo a che ora ve l'ho mandato, ma comunque l'ho registrato più che altro, ma comunque eravamo già in una direzione contraria a quella che noi ci aspettiamo. Qualche giorno dopo poi ha fatto questo, quindi è andato su fino a qui, poi è ricrollato fino a qui, poi però ha recuperato fino a qui. Ma attenzione, siamo secondo me assolutamente fra i massimi del franco svizzero di questo ultimo periodo. Questo è un grafico giornaliero, non confondetevi, qui ritorno sul weekly. Ok, quindi a mio avviso ci troviamo assolutamente in una fascia, in una, non una fascia, in un massimo. Anche qui come NZD di contratti. L'unica cosa è che c'erano questi short qua sopra, quindi mi sembra quasi che siano andati qua sotto a chiuderli per poi, appunto, questo sta segnando una chiusura, quindi potrebbe essere l'inizio di una direzione che però gli serve per chiudere degli short. La butto lì così, questa cosa che vi ho detto, non, se volete segnatevela, io so che siete lì con gli appunti, state segnando tutte le cose che sto dicendo, la riprenderemo più avanti. Per adesso comunque ci interessa semplicemente la direzione anche di CHF per capire se proseguirà, ci sarà o non ci sarà. Io vi dico che hanno caricato nuovamente degli short anche questa settimana. Non posso dirvi altro che attendiamo, e se volete approfittarne, se avete le opzioni, approfittatene pure. Con le opzioni potrebbe essere una valuta piuttosto interessante anche lei, perché comunque il franco svizzero ci dà sempre delle grosse soddisfazioni, voglio dire, se lavoriamo con le opzioni. Ovviamente se becchiamo anche le direzioni, perché poi il franco svizzero non si muove mai, ma quando si muove fa male veramente. Oppure fa bene veramente. Insomma, quindi dobbiamo cercare di individuare la direzione. Quindi io penso che la direzione sia questa. Assolutamente vietata ogni apertura posizione con la compravendita. Assolutamente vietata. Perché potrebbe essere sempre tutta una trappola questa. Per finire questa video analisi settimanale, io sono molto felice di come le cose stiano andando. Attendiamo quindi il CAD, CHF, GBP, Euro, tutto quanto. Ci sono in realtà una marea di valute, ma a questo punto dovrei fare un'analisi settimanale lunghissima. Sono tutte buone in questo momento e nessuna quindi è buona. Quindi è un po' un misto. Se sono tutte buone, nessuna è quella speciale, questo intendo. Per cui, boh, forse la più speciale, quella che mi ha ingolosito un po' di più, potrebbe essere proprio l'euro. Nonostante ci siano un po' di incongruenze, ma come le hanno tutte sono un po', è un po' tanto sì, ma c'è quel è un, come dire, un 8 meno, 8 meno meno, no? L'unica che ha un più potrebbe essere l'euro. Bene, penso che ci siamo detti più o meno tutto, quindi ti ringrazio. Ci vediamo, la prossima settimana. Ciao.